Eccomi qua di nuovo, buongiorno da Miss Bimbi, con una ricettina davvero davvero deliziosa e sono molto molto contenta. Ho fatto i biscottoni al latte da zuppo, non so dove guardare, guardo lì. Allora, sono venuti, devo dire, speciali, dovete assolutamente provare a farli. Allora, guardate, questi sono una parte, guardate un po', appena sfornati, ma dovete assolutamente provare a farli perché sono eccezionali. Ora vi faccio vedere come sono da vicino. Guardate un po', veramente sembrano comprati e invece li ho fatti io. Potete farli anche voi e vi usciranno proprio così se seguite la ricetta passo passo, come tra poco vi faccio vedere. Ah, poi guardate un po', la consistenza, wow, sono proprio zupposi. Ah, wow, fantastici. Ho fatto anche la prova, aspetta, metto a fuoco. Ho fatto anche la prova in zuppo nel latte, che ve lo dico a fare, senza conservanti, semplici, pochissimi ingredienti, sono fatti con l'olio, zero burro, farina, un uovo, zucchero, olio, un pochino tipo 6 grammi di lievito per dolci e 2 grammi di bicarbonato. Ma sono di una bontà, a volte è vero, le cose semplici sono le migliori, c'è poco da fare, le cose semplici sono le migliori, le cose più complicate le facciamo fare alle altre, che ci importa. Voilà, biscottone al latte. No, va bene, sono, guarda, sono proprio soddisfatta, ma poi il sapore è eccezionale. E quelli che mancano, infatti ho fatto un pochino la prova e assaggio e sono veramente buoni. Volevo ringraziarvi prima di tutto, a tutti gli iscritti, grazie veramente di cuore, e se volete continuare a seguirmi, mi raccomando, cliccate sulla campanella così verrete avvertite ogni volta che proverò una nuova ricetta anche per voi, perché io provo le ricette e ve le do già belle che collaudate, mica male, E fatemelo sapere, perché sono veramente veramente soddisfatta, quindi vorrei tanto sapere i vostri pareri. E vi ripeto, semplici, pochi ingredienti, poco burro, succhiano bene il latte e il sapore è eccezionale, meglio di quelli comprati, non hanno conservanti e nulla. E ve li consiglio vivamente. Ora vi lascio con il procedimento, piano piano, come è mio di consueto fare, procedimento e ricetta. Seguitemi passo passo e vedrete che farete una cosa che non crederete ai vostri occhi, come non credo io ai vostri occhi. Guardate un po'. E sono soddisfatta, che devo dire? Dice Katia, ma hai fatto 2 biscottoni al latte? E io sono soddisfatta, e neanche poco. Guarda, ve lo faccio anche rivedere. Ecco qua. Sembrano finti, e invece sono veri. Ok, a parte un po' le stupidaggini che mi sono uscite fuori in questo video, ricomponiamoci e facciamo le serie. Vi invito a seguire passo passo la ricetta. Pollicino in su se vi piace, iscrivetevi se volete ancora seguirmi. Vi mando un grandissimo bacio e abbraccio e alla prossima ricetta, Miss Bimbi. Ciao! Cominciamo inserendo nel boccale un uovo, 120 g di zucchero semolato e l'aroma alla vaniglia. Azioniamo il nostro Bimbi per 2 minuti alla velocità 3. Trascorso il tempo, pesiamo 30 g di latte e 60 g di olio di semi di girasole. Togliamo il tappo ed azioniamo per 2 minuti alla velocità 3 e lasciamo colare a filo il latte con l'olio precedentemente pesati.
A questo punto possiamo aggiungere 50 g di fecola di patate. g di farina tipo 00, 6 g di lievito per dolci e 2 g di bicarbonato. Se non avete a disposizione il bicarbonato, potete aggiungere in totale 8 g di lievito per dolci, anziché 6 g. Azioniamo per 1 minuto alla modalità spiga. Quello che otteniamo è una frolla molto appiccicosa. Non temete, spolverate il piano di lavoro con un pochino di farina, impastate leggermente e lasciate riposare per un quarto d'ora sul piano di lavoro. Essendo un impasto, come dicevo prima, molto appiccicoso, per lavorarla oliamo le mani. Prepariamo una ciotola con dello zucchero e cominciamo a dare forma ai nostri biscottoni da inzuppo. Una volta data la forma, rotoliamoli nello zucchero e adagiamoli su una teglia con carta forno. A questo punto siamo pronti per infornarli. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi nella modalità statica e lasciamoli cuocere per almeno 17-20 minuti. Ecco in pochissimo tempo e in pochi passaggi pronti i biscottoni da inzuppo. Vi invito a iscrivervi al mio canale Miss Bimbi Katia per non perdere le nuove ricette.